Hi guys, qualche mese fa quando abbiamo prenotato questo viaggio in giro per gli Stati Uniti non ci eravamo resi conto che l'11 settembre l'avremmo passato a New York. Ci siamo accorti 2 settimane fa perché Antonella mi ha chiamato e mi ha detto: lo sai che passeremo l'11 settembre a New York? Quindi abbiamo deciso questa giornata di passarla qui a Ground Zero. Alle mie spalle ovviamente vedete un grande buco dove c'erano le torri gemelle. Adesso l'interno è ancora chiuso perché stanno facendo ovviamente una cerimonia dove ci sono i politici e i familiari, e questo pomeriggio sarà aperta, quindi potremo, spero, andare a visitare il museo. È una pagina un po' triste non solo per New York ma per tutto il mondo. Io e mia cugina eravamo insieme quel giorno lì, avevamo un'agenzia di viaggi che avevamo appena aperto e potete ben capire com'è finita. Era 4-5 mesi che avevamo aperti. E quello a noi ci ha cambiato la vita. Abbiamo preso 2 strade diverse, lei è rimasta al paesello e io sono venuto in America. E oggi ci siamo ritrovati. E oggi siamo ritrovati dopo 21 anni. Non è che non ci vediamo da 21 anni, però no, se l'ha capito magari male. Niente, noi adesso continuiamo, vediamo qua intorno Ground Zero e spero che il video vi piaccia e che vi faccia non ricordare brutti momenti, ma pensare al futuro, quello che potrebbe essere questo mondo se tutti la pensassero come Fabrizio. Peace and love. Le celebrazioni politiche sono finite, hanno riaperto tutta la zona, c'è un fiume di gente, adesso noi abbiamo ancora circa 200 metri da Ground Zero. Thank you.
È molto strano camminare, c'è tantissima gente, ma un silenzio surreale, c'è pochissima gente che parla, soprattutto quelli che sono rivolti al buco dove c'erano le torri. Triste. È difficile, anzi penso impossibile, trovare le parole per descrivere quello che avete visto. La storia la conoscono tutti, intanto guardo perché sta facendo retromarcia l'autoscala dei Vigili del Fuoco. C'è tantissima gente, ma c'è un silenzio surreale per una città come New York. Io ero già stato al museo, spero di riuscire a tornare domani a farlo vedere ai miei cugini. Io ero stato con mio padre 5-6 anni fa. Molto interessante e triste anche quello, ma una parte di noi, della nostra generazione, 2001, sono passati 21 anni, ma sembra che è successo ieri. Ovviamente non è bello raccontare e far vedere queste cose, ma New York City è anche questo, una pagina triste dell'America e del mondo intero. Non ci sono tantissime parole, non ne ho tantissime parole, sono dove c'è la caserma dei Vigili del Fuoco che sono appena stato. Adesso vi lascio con un minuto di video in silenzio, senza musica e senza niente, che ho girato poco fa in Ground Zero, dove c'era eretta una delle due torri. Per questo video da New York è tutto, basta e chiudo. Alla prossima.